Superga Academy si occupa di formazione individuale per i giovani calciatori e si impegna anche ad organizzare stage, tornei di selezione per conto di società professionistiche. Quali sono, Pietro, diciamo, i futuri impegni? Beh, noi abbiamo chiuso proprio in questi giorni un accordo con la Scuola Calcio Milan di Corsico. Siamo riusciti a chiudere un accordo proprio per riuscire a fare una selezione per la stagione 2015-16 per inserire nuovi atleti all'interno del loro settore giovanile e anche nella loro scuola calcio. A breve avremo proprio degli incontri lì sui loro campi sportivi. Questa cosa qui ci riempie di orgoglio perché comunque questa nostra attività è nata da breve tempo e abbiamo già ricevuto diversi inviti proprio sul territorio nazionale e stiamo valutando anche perché ci riempie di impegni e dobbiamo riuscire a organizzarli bene tutti, cioè nel senso che Certo. quindi da questo punto di vista siamo abbastanza soddisfatti. È nato tutto da poco e ripeto, siamo molto soddisfatti per quello che stiamo facendo, abbiamo dei riscontri molto positivi. Questo ci rende ancora più orgogliosi dei nostri istruttori che abbiamo selezionato, fanno parte del nostro staff. Da quanti istruttori è composto il vostro Ma in staff? questo momento siamo una decina di istruttori, più noi tre responsabili. Da poco è entrato a far parte con noi il maestro Ezio Deren, che ci darà un supporto a livello tecnico, proprio a livello formativo verso gli istruttori, dato la sua elevata esperienza nel settore del calcio, soprattutto a livello regionale, ma anche forse a livello nazionale, perché ho avuto anche possibilità di allevare a livello professionistico anche i settori femminili, società a livello femminile, quindi questo ci rende molto Orgogliosi, come orgogliosi. dicevi, perfetto. E quindi quali sono, Francesco, le ambizioni di Superga Academy? Qual è il vostro obiettivo? L'obiettivo di Superga Academy è quello sicuramente di crescere. E crescere significa poter andare a valorizzare quello che è il patrimonio calcistico giovanile delle scuole calcio italiane, andando a supportare quella che è la realtà esistente delle società. Diciamo che dal punto di vista organizzativo stiamo preparando anche un centro di formazione privato che agirà in supporto di quelli già esistenti a livello federale. Verrà poi presentato, diciamo, da ottobre a novembre. Niente, detto questo, l'obiettivo è quello di andare a valorizzare i ragazzi il più possibile.